Aveva 6 anni quando ha afferrato per la prima volta un volante, a 12 si è qualificato al campionato italiano 60 nel kart, a 19 ha vinto il titolo mondiale di AutoGP. Vittorio Ghirelli, origini fasanesi, è certamente una delle più promettenti figure nel panorama automobilistico italiano. Sono riuscito ad agguantare il titolo AutoGP, che sarebbe la Formula 3000, e hanno vinto tanti campioni questo campionato in passato, Alonso, Massa, e quindi una grande soddisfazione per me e per tutta la mia famiglia. La passione per le corse, come ti è venuta? Un giorno mia madre mi ha portato a fare 2 giri con il kart a Roma, alla pista d'oro di Tivoli. E niente, da quel giorno mi sono innamorato di questo sport. Vittorio negli ultimi mesi si è diviso tra Roma, dove vive con la famiglia, e Londra, dove si allena per il team Supernova. C'è una casa a Roma, una a Londra, però sei pugliese d'origine. Sì, sono nato a Fasano, e poi all'età di 2-3 anni con tutta la famiglia ci siamo trasferiti a Roma. Nei programmi per la prossima stagione c'è la GP2, l'anticamera della Formula 1. L'obiettivo principale comunque di ogni pilota che corre in Formula 3000, diciamo nelle formule al di sotto della Formula 1, è quello di approdare in Formula 1. Ovviamente la strada è in salita perché è complicato a livello economico specialmente. E per arrivare in Formula 1 ci vogliono molti soldi. Poi al giorno d'oggi in Formula 1 non prendono tanto piloti con il talento, ma prendono piloti che hanno, diciamo, dei grossi sponsor, dei grossi appoggi alle spalle. In Italia però c'è una delle case storiche dell'automobilismo. Il sogno è la rossa. Per un italiano quello sarebbe il massimo, ovviamente, però anche altre squadre non mi dispiacerebbe, diciamo.